Calcio di punizione in favore del Napoli, c'è movimento in area di rigore, tutti pronti a saltare, giocatori azzurri. Solo Rastelli in barriera, e se da lì ovviamente Fontana proverà a mettere al centro. Arriva il fischio di Ciampi, parte la cross di Fontana, su invece è un tiro piuttosto velleitario da quella posizione. Aggancio di Ghirardello, che si fa però soffiare subito il pallone da Montesanto. Abate, gira di testa, mette fuori a Metrano, il suo diventa un assist per Biancolino, attenzione, scarlato su Biancolino, Biancolino se ne va, grande possibilità, Biancolino, suggerimento centrale, Gnoffo in qualche modo libera, 5 anni di contratto con il Napoli, parte il cross di Corrent, messo fuori però Millesi, raccoglie Cappadella dall'altra parte, ok, suoi uno contro uno in velocità, parte il cross di Cappadella, con la mano sbagliata, Cecere, pallone lì, Corrent, Puleo. Sempre dal mancato controllo, non riescono a controllare bene la palla, se l'allungano, allora arriva il contrasto. Intanto prima Cappadella è stato molto bravo a mettere dentro questa palla, e lì c'è un contrasto tra, c'è Biancolino anche in difesa. Di Bonomi, e tocca subito per Cappadella, possibilità, Cappadella, limite, carica lui, il destro, e pallone che termina alto, buona iniziativa di Cappadella. Sì, perché Millesi si è fatto portare via una palla importante, lui era stato bravo ad andare sull'intercetto, su questo cambio di gioco orizzontale che non devi mai fare, però insomma ha ritardato il cambio di gioco e c'è stato subito l'intercetto, bravo Cappadella ad andare alla conclusione. È pronto Moritti alla battuta del calcio di punizione, sempre lui con il mancino, solito movimento nell'area di rigore del Napoli, la cross, attenzione, la testa e la rete, Rastelli, Avellino in vantaggio, Massimo Rastelli colpisce al 31esimo in questo derby. Il cross di Moretti su calcio di punizione, è lui a saltare più in alto di tutti e a beffare, a battere il portiere Gianello. Sa che forse colpisce anche con la spalla, comunque troppo solo lì, trova il tempo giusto, no colpisce benissimo, gran gol. Però a controllare Fusco, lancio lungo, intervento di Gnoffo, se ne va Biancolino, attenzione, scarlato su di lui, può provare l'uno contro uno, se ne va Biancolino, è solo davanti al portiere Gianello, il sinistro mette Biancolino. 2-0. Abbiamo visto le lacrime di gioia in panchina, probabilmente alcuni dirigenti, non sappiamo chi in particolare, ma c'è stata veramente una reazione commovente anche per noi che comunque insomma stiamo vivendo questo evento molto molto particolare, molto bello. È chiaro che un gol adesso potrebbe riaprire la partita fino alla fine, restituire speranza ovviamente al Napoli. Parte Fontana, lui col sinistro, Cecere, la risposta. Quadrato la porta, Gaetano Fontana, ecco qui un passo e il sinistro, il tuffo di Cecere però a negare la gioia del gol.